Buonasera, buonasera, ben ritrovati a Sportivamente, classico appuntamento della domenica con lo sport su VCO Azzurra TV, una puntata speciale. Intanto vedrete che anche la location è particolare perché siamo nei nostri studi ed è una puntata tutta dedicata ai motori. Dedicata ai motori in una maniera molto molto particolare perché vogliamo parlare di qualcosa che sicuramente è una manifestazione importante che tutti conoscono, ma mi piace dire di più. È qualcosa che ormai è entrato definitivamente nel tessuto, nel colore, nella passione di tutto il nostro territorio. Guardiamo un po'. Il Valli Ossolane non è solo un avvenimento sportivo. È un'avventura fantastica che anno dopo anno accresce il suo fascino. Lo scenario in cui si svolge è quello dell'Alto Novarese e grazie alla varietà dei percorsi, al calore dell'appassionato pubblico, all'efficienza dell'organizzazione e al gran numero di partecipanti, si può sicuramente annoverare tra gli appuntamenti rallistici più importanti e famosi d'Italia. Eh già, avete capito che parleremo del Rally Valli Ossolane. 55 anni di storia. Quest'anno un'edizione particolare, abbiamo visto tutto, abbiamo saputo che era un anno particolare perché era una prova del campionato, anche del campionato svizzero, primo anno di una nuova organizzazione, insomma ci sono state tante novità e ogni leggenda ha la sua leggenda, potremmo quasi dire così. Sappiamo che ogni gara, ogni manifestazione ha il suo punto cardine. Il punto cardine del Valli Ossolane non può essere che Monte Crestese, che peraltro quest'anno è stata fatta quasi tutta, ma secondo me a presto arriveremo anche a vederla completa come era ai vecchi tempi. Monte Crestese, allacciate un po' le cinture, guardate. 5, 4, 3, 2, 1, andiamo, 150 e tieni destra, 6, 100 e occhio, chicane destra e tieni per 50 e tieni destra 5 e stai largo e chiudi al palo, sinistra 3 lunga e destra 4 corda e sale per 30 al cartello, occhio destra 2 chiude 20, tornante destro non tagliare e tornante sinistro 20, ritarda, tornante destro subito, sinistra 2 vai 50 sinistri e taglia a destra 6, 30 e al muro, sinistra 3, 2 tempi non tagliare, 50 destri e occhio, chiude destra, 2 vai, ripeto, 50, sinistra 4, subito destra, 2 gira vai, andiamo via in 100, al muro, tieni sinistra 5 e taglia tutto per destra, 3 vai, ripeto, 3 vai, 100 destri e occhio al muro, sinistra, 2 per destra 3 e allarga e continua destra 2 vai e falla correre in 50 sinistri e ritarda poco sinistra 3 che continua sinistra 3 al palo scivola 50 e al palo sinistra 6 50 e tieni destra 5 50 e sinistra 6 per occhio destra 2 lunga non tagliare per sinistra 3 chiude 30 e inversione destra sale secca 30, vai sinistra 3 lunga, 30 e al ponte occhio, stai largo destra 3 vai e continua destra 4, non esagerare per sinistra 5, 30, sinistra 5 vai, 50, ovvio chicane sinistra stretta, tieni destra 4, 100, occhio. Al muro sinistra 3, per destra 4 lunga e 30 sinistri per occhio destra 2 chiude vai in sinistra 4 e ancora a sinistra 5 occhio al ponte sinistra 2 gira spagli sotto umido esterno
30, destra 4 e stai largo, destra 3 lascia andare e continua, destra 3 vai e andiamo in 50 e sinistra 3 sconnesso, vagli sotto per destra 5 e tieni, sinistra 6 lunga lunga doppia, 50, occhio chicane, entrata a destra, ci sei? Tranquillo però, entrata a destra e destra 6, 50 e tieni, sinistra 6, 50 per destra 6, 30, occhio tornante, destro largo, largo, occhio umido, ah no, l'asfalto nero, e tieni, sinistra 6 e occhio al dosso, vai per destra 6, 200, andiamo via 200, ok, e occhio stringe alla casa, occhio sinistra 2, vai 2, vai, andiamo in 50 e alla chiesa, destra 3, per 3, ripeto, sinistra, destra 6 e 50 e sinistra 4, salta per destra 4, non tagliare, non tagliare, 50 e tornante sinistro, sale, tornante 50 destri e tornante destra, largo vai, largo vai, 200 al palo, tieni, destra 5, 50 e occhio destra 4, chiude, 30 e occhio destra 3, 3 e sinistra 2, occhio scende, 2, occhio scende e andiamo in 100 e al palo, sinistra 5, non esagerare, 30 e occhio alle zebre, sinistra 2, gira, 2, gira, vai per destra 3, 50 sinistri, occhio stringe, sinistra 4, lunga vai, ehi, per destra 5, in sinistra 6, occhio tornante destro, tornante, tieni sinistra 6 per 100 e destra 6, 13, 200 sinistri su dosso e occhio, chicane, entrata sinistra, qua, qua, Davide, e destra 5 scende, tieni, per sinistra 4, lunga, lunga, e destra 5 vai a rail, in sinistra 5, per occhio destra 4 chiude, 4 chiude, 30 e tornante sinistro, tornante, sinistra 4 tieni, in destra 5 vai e sinistra 6 200, occhio, chicane destra, non troppo Davide, andiamo in 100, sinistri, e sinistra 4 vai, per occhio tornante destro, tornante, sinistra 6, 200 e occhio, chicane veloce, non troppo, e destra 6, 50 e stai largo alla casa, destra 4 per sinistra 5, 30 e al palo destra 4, 13 per sinistra 6, in destra 5, 50 al muro, occhio tornante sinistro, tornante, un po' meno di ogni anno, 50 destri per tornante destro, sinistra 5, 50 e al palo destra 4, 13, 13, 30 e sinistra 5, 30 e occhio sinistra 3 lunga, 3 e 30, occhio chicane sinistra, sinistra, sinistra destra 4 su dosso, 50 e al cartello continuo per 100 e a rail, occhio sinistra 3, 3 Davide, non esageriamo, per destra 5 e stai largo, continua 3 vai, continua 3 vai e andiamo via in 100. Fine. Beh, immagini spettacolari, immagini suggestive degli oltre 9 chilometri della prova di Montecrestese. Adesso è il momento di presentare i nostri ospiti qui con noi in questa puntata di Sportivamente dedicata al 50esimo Rally Vallo Solane, visto come evento leggendario. Per la prima volta lo presento come il patron del 55esimo Rally Vallo Solane e poi del 56, del 57, Peppe Zagami di New Turbo. Mark, ciao. Buonasera, grazie. Ti sei emozionato a sentirti dire tantissimo patron del Vallo Solane? No, mi sono emozionato vedendo le immagini. Belle, eh? Sì. Complimenti, sì, sì. Complimenti a chi le ha montate, perché davvero erano superbe. E poi chi ha fatto quella prova lì, chi ci dava dentro e chi gli diceva di rallentare, i vincitori del 55esimo Valli, Davide Caffoni con buonasera il suo navigatore Mauro Grossi. Buonasera, grazie dell'invito. Permettimi subito, Mauro, un po' meno di... D'accelerare un po' meno. No, ti hai detto di gnegno, cos'era? Di comprimato. Lasciamo stare, lasciamo stare.
Allora ragazzi, benvenuti, è un piacere chiaramente avervi qui. Come detto, più che parlare della vostra vittoria, che abbiamo già sviscerato anche nelle scorse trasmissioni, ma anche durante la lunga diretta, eccetera, eccetera, io vorrei parlare con voi di questo Vallio Solane che l'anno prossimo festeggia 56 edizioni e, Peppe, è davvero qualcosa che va oltre tante altre gare. Io so che tu ci hai provato in tutti i modi a cercare, ci siamo anche parlati, se ti ricordi, prima della gara, anche in maniera molto molto tranquilla, perché chiaramente si parlava da appassionati. Cosa hai provato nel momento in cui Paolo Fortunati ti ha detto: senti, prendilo te, perché sei chi può mandare avanti questa storia? Diciamo che si è realizzato un sogno, il sogno di una scuderia rinata nel 2009. Io ho avuto la fortuna di avere tanti piloti, tra cui anche Davide dal 2012, e il nostro sogno era quello di poter organizzare noi come New Tourmark il Vallio Solane, e ci siamo riusciti. Siamo riusciti, io mi sono emozionato vedendo quelle immagini, perché devo essere sincero, è stata dura convincere l'amministrazione di Montecrestese in questi anni per il Due Laghi, come è stata dura convincere l'amministrazione provinciale a farci la discesa, però hanno avuto sempre grande fiducia in noi e io spero di averli ripagati con la stessa moneta, nel senso che la prova a mio avviso era molto sicura e il pubblico, come sempre, tantissimo, ma educato e composto. E poi l'immagine dell'elicottero, il pezzo finale, da brivido veramente. La discesa verso il pontetto ti ha emozionato? Infatti sì. mentre andavano le immagini continuava a darmi le classiche pacche dicendo: ma che bella sta discesa. Pensa a loro che l'hanno fatta, Davide. Infatti. Mauro, com'è il microfono, che sennò... Ma una gran bella discesa, diciamo, prima volta per tutti, è stato molto emozionante, anche se le velocità erano abbastanza elevate, infatti si vede dalla camera car. Infatti tu gli dicevi di rallentare un po' meno, perché... che tanto volevamo ben arrivare lo stesso. Però no, comunque sia, lui è andato forte e sa quello che fa, quindi nonostante ogni tanto digli tenerlo un pochettino, vado sempre in sicurezza con lui, perché è un ragazzo che comunque va forte ma guida sempre con testa. Davide? Ma guarda, anche per me è stata la prima volta a vedere queste immagini molto belle, soprattutto l'elicottero, perché è una cosa nuova. E niente, la Montecrestese è una prova che a me è sempre piaciuta. La discesa, come avevo detto a Beppe, sembrava sì un po' pericolosa, ma con le giuste chicane che hanno fatto, cioè sinceramente è una gran prova. Forse l'ho già anche detto, quasi più bella così che nella vecchia, nel vecchio senso, classica. Però la trovo più entusiasmante la discesa anche. Forse la salita di là rimane forse un po' più impegnativa, che è più stretto, più tecnico. E la discesa di qua merita, perché è anche più veloce, c'è più traiettorie, cioè comunque veramente una gran prova. Ecco, bene. Peppe, tu sei il patron adesso di questa manifestazione, negli anni passati lo hai seguito chiaramente da appassionato, da direttore sportivo, giusto? Sì, della scuderia. Della scuderia. Da dove arriva questa misticità, se mi passi il termine, che ha il Vallio Solane? Perché io ricordo anche da bambino, appassionato di motori, non si perdeva nessuno, anche solo il passaggio dal balcone, però tutti andavamo a vedere passare, a quei tempi, Uzzeni, piuttosto che eccetera, eccetera. Da dove deriva? Perché il rally è un rally d'altri tempi, come il vostro bellissimo claim che avete utilizzato? Sì. Ma allora, innanzitutto si percepisce, proprio nell'aria c'è la passione del motorsport. E poi si parla di storia, si parla di 55 anni, di gente che hanno... Io ho sempre detto che il passato per noi è fondamentale per capire, anche per tracciare un futuro, cioè seguire un passato per tracciare un futuro, perché grazie a quello che hanno fatto precedentemente noi possiamo fare delle cose migliori, o quantomeno ci proviamo, in futuro. E poi sposa in pieno quello che ho sempre pensato io come modus operandi, cioè nel senso che le mie gare devono essere delle feste, e il Vallio Solane è la festa.
la festa anche solamente della gente che, come abbiamo visto prima, una bellissima immagine nell'apertura di uno speciale favoloso che è nelle teche di Vice Azzurra TV, di un appassionato che dorme dentro la macchina. Ecco, qui se non hai passione, Davide, magari tu da ragazzino le hai fatte queste cose, allora, prima di diventare un pilota che... Ne ho fatte parecchie, ti dico, dagli anni 90, inizio anni 90, quando si andava con la Vespetta a vedere la Pro di Montecastese, le ricognizioni precedenti al rally, cioè la settimana, due prima si andava a vedere ricognizione, che era la cosa forse più bella, più entusiasmante del rally. Veramente c'erano un sacco di gente che si andava a fare le nottate, quasi, perché ovviamente ai tempi, insomma, si girava forse molto di più, c'era anche, insomma, molta più competizione nella zona. Poi vabbè, ovvio, ci lasciavano fare anche un po' di più forse ai tempi, adesso, insomma, per la sicurezza, per i controlli è anche giusto, sì, perché forse, insomma, adesso c'è anche un po' più di, insomma, movimento nei piccoli paesi, cosa che forse prima non c'era. Quindi penso che anche per gli organizzatori sia una cosa molto difficile seguire anche le ricognizioni non autorizzate, chiamiamole. Ecco, poi ne parleremo con Peppe di questo. Io voglio chiedere una cosa invece a Mauro. Secondo te il passato, le notti del Val di Ossolane, perché una volta, ricordiamo, partiva in tardo pomeriggio e finiva in prima mattinata, può essere anche questo che ha creato il mito? Le lunghe notti del Val di Ossolane che tutti ricordano? Ah, sì, sicuramente anche quello, anche se a mio punto di vista correre di giorno è magari un po' meno emozionante, però è molto più sicuro, perché comunque sia, grazie a Dio, viviamo in un posto dove la gente è abbastanza composta, però come si vede anche tante volte succedono poi anche delle, purtroppo, delle disgrazie, perché la gente non è al suo posto e secondo me di notte diventa un po' più complicato, diciamo. Ecco, e lì entra la perfetta organizzazione come quella che abbiamo visto, perché giustamente la sicurezza è primaria per un'organizzazione di una gara automobilistica, di tutti gli altri sport, ma io credo in particolare di una competizione dove la gente va a vedere delle macchine che ti passano a 160 all'ora a pochi metri, quindi, sì, insomma, quello è primario. Poco fa parlavamo di futuro, l'investimento sulla sicurezza vuol dire garantirsi un futuro, perché sappiamo bene che oggi non è così semplice avere i permessi per poter organizzare. Io, devo essere sincero, questo è un territorio appassionatissimo, cioè, nel senso, anche gli amministratori stessi sono appassionati di rally. Certo. E la cosa, questa è la cosa più bella, perché ovviamente si rendono conto che magari dire sì più facilmente ci aiuta su altri aspetti. Quindi mi devo concentrare meno magari sulla parte, diciamo, della convinzione, andare a convincere, piuttosto che... E quindi ovviamente la sicurezza è fondamentale. Noi abbiamo impiegato tantissimi commissari in questa gara, su due giorni oltre 350. E avevamo 5 macchine di servizio. Ti do un dato solo, che sulla Canobina avevamo 90 commissari, certo, 4 ambulanze con 4 medici rianimatori, tre carattrezzi più una Jeep. Quindi quella prova lì deve essere perfetta, e così è stato, perché è stata una prova veramente emozionante. Gigi Pirollo, che è un grande navigatore a livello mondiale, certo, non parlo di... perché avevamo l'onore di averlo qui come supervisore, aveva detto che questa prova qui è una prova che neanche nel campionato italiano esiste. Ecco, quindi avere un complimento del genere da una persona così ci inorgoglisce, ovviamente, e ci fa sperare bene per il futuro. Futuro che, se deve essere quello che tu vuoi e ce lo dirai tu, deve necessariamente passare tanto dai complimenti di Gigi Pirollo quanto nell'investimento sulla sicurezza, no? Per forza. Proprio ieri è arrivato il rapporto ispettivo, ti posso dire che è tra i più alti d'Italia, e quindi ci ha fatto un enorme piacere ricevere questo rapporto, anche perché in federazione sanno la mia ambizione, sanno che tengo particolarmente a questa gara, e quindi sanno che vorrei almeno per un anno poter dire ho fatto un campionato italiano, far arrivare la Rai, Mediaset, a far scoprire la passione, perché io ho sempre detto alla mia federazione che questi posti qua sono, cioè l'Ossola è una vetrina importantissima per il nostro sport, cioè quello che noi rappresentiamo come sportivi appassionati qui in Ossola, nessuna parte d'Italia esiste, forse solo Targa Florio, forse San Martino, una volta Sanremo, una volta Illana,
quindi, però oggi come oggi io, la vetrina più bella in Italia secondo me è questa. Sì, anche perché poi non ci sono tante manifestazioni rallistiche che l'anno prossimo, parliamo del 2020, davanti all'intitolazione avranno il numero 56. Vuol dire che qui davvero c'è stato tanto. Poi parleremo di storia perché quei due signorelline sono entrati da poco definitivamente, però dico 56 edizioni, 55 fatte e avanti, insomma è tanta roba. Assolutamente sì, il problema è che bisogna unire la storicità con l'essere professionali, essere quindi lavorare in maniera costruttiva per il territorio anche, perché io ho sempre cercato di coinvolgere i sindaci, di coinvolgere le comunità, di, anche per dire un piccolo esempio, noi abbiamo regalato a tutti quanti i concorrenti un pacchettino dove c'erano dentro dei prodotti tipici ossolani. Questo perché? Perché non deve essere il rally solo un mezzo di, vabbè, fanno rumore, andiamo a provare, disturbiamo. No, anzi, al contrario. La promozione. Deve essere una promozione del territorio, certo. Perché il territorio qui è bellissimo. Lascia immaginare solo San Domenico, quando abbiamo fatto i due laghi, questo perché è la novità del Due Laghi. Quest'anno abbiamo fatto la Montecrestese così, Valle Vigezzo comunque stupenda, e quindi poi Crodo ci ha dato il permesso di passare due volte, è vero che negli ultimi anni si faceva una volta sola. Si faceva una volta sola, abbiamo fatto tantissime riunioni perché diciamo che la costruzione di una gara si fa facendo tante riunioni e cercando di accontentare un po' tutti, cioè trovare un giusto equilibrio fra noi. Allora, non ti nascondo che quei 37 minuti di ritardo che abbiamo avuto sulla Crodo, quando c'erano due macchine parcheggiate, certo. Perché lo sanno tutti, è una storia che c'erano due macchine purtroppo in traiettoria, abbiamo perso un po' di tempo, e il mio pensiero era riaprire la strada in tempo, ce l'abbiamo fatta. Sì, anche perché adesso, per carità, adesso può capitare, insomma, certo. Non è che ci sia stato... Però sai, quando prendi un impegno. Certo, certamente. Parliamo un po' di questi due, lo dico loschi figuri perché sono anche simpatici e, sì. E ormai da tanto tempo. Caffoni, io ricordo un po' di anni fa quando il rally assoluto se lo lottavano altri, Canella, Bocchio. Mi ricordo il nostro Enrico Cuoco, che è quello che mi diceva, guarda che c'è un ragazzo giovane, che si chiama Caffoni, tu lo facevi con l'R3C, che è bravino, dico vabbè. Se lo dici te mi fido. 4. E lì con un R3C Valle Solane ho fatto anche un terzo assoluto. Sì, fatto, sì, con certo. Bocchio e adesso lo ricordo più. Margaroli, primo forse. Bocchio, Margaroli, secondo Margaroli, terzo io con l'RC, cioè con l'R3C. Effettivamente, insomma, cercavo di rosicchiare secondi dappertutto, ovvio, la macchina non era una delle più performanti, però insomma ho avuto sempre la fortuna di essere a fianco dei team validi, con delle macchine giuste, sempre al top, e ovviamente io ci mettevo del mio, insomma ovvio qualche rischio in più me lo prendevo rispetto a tanti altri. Sì, perché qualche, adesso però, diciamolo, sì. Possiamo riderci su, però tra Vaglio Solane e Due Laghi qualche volta di tetto l'hai anche girata. Sì, no. Mettiamola sul ridere perché non è successo queste, niente. Però. Queste esperienze me le sono fatte tutte, fatto mai mancare niente, effettivamente non ho neanche mai fatto mancare niente ai miei navigatori perché penso che ognuno di loro possa dire la sua, però sono cose che succedono, diciamo che fa parte del gioco e ovviamente se non si rischia penso che alcuni tempi non escono neanche, quindi un tocco ci vuole, ovviamente non bisogna andare contro la fisica perché dopo insomma capitano delle cose brutte, però diciamo che insomma furia di dai dai con l'esperienza si riesce a trovare il limite della macchina e insomma bisogna anche usare la testa. Ecco Davide, ascolta, tu quest'anno con Max Minazzi, che salutiamo, anche se poi Mauro c'era come ricognitore, s'alzava prima di voi, sì, quindi faceva, non andavi a dormire praticamente, no? Ecco, hai fatto il Monte Carlo, che è l'essenza del rally, con la prova speciale del Col de Turini. Che affinità, che assonanza ci hai trovato con il Vaglio Solane? Perché più volte quando in questi anni di diretta era il momento di commentare Montecrestese, l'abbiamo detto sempre, ogni volta, magari abbiamo anche annoiato, però tutte le volte abbiamo detto Montecrestese è per il Valli quello che la speciale di, mi pare sia la Bolen-Vesubino, mi ricordo adesso la località, la speciale del Turini è per il Monte Carlo. Tu sei d'accordo? Ci hai trovato qualche similitudine? Beh, dico la verità, qualcosa c'è, perché lasciamo stare insomma le temperature che erano molto più fredde e usavamo delle gomme molto più morbide,
però alla fine della fiera si riesce a capire fin quanto tiene la macchina e effettivamente a gestire anche la macchina, dai freni alle gomme. Difatti, insomma, tanto è vero che a Mauro una volta o due gliel'ho anche detto, gli ho detto adesso insomma vado via con un passo un po' tranquillo per fargli capire comunque voglio gestire un po' la macchina, però effettivamente insomma serve anche quello. Adesso chiedo alla regia se cortesemente può stringere su Mauro Grossi, che ci rifà assolutamente l'espressione che ha fatto quando Caffoni ha detto vado via tranquillo. Guarda, sei in primo piano, facci vedere cosa hai fatto. Insomma, non andava via tranquillo. Continuo a ripetermi che in canovina va andato tra virgolette un po' più piano per risparmiare le gomme, ma gli ho anche chiesto l'altro giorno di dirmi in che punto e che chilometro si è risparmiato, perché però è vero quello che sta dicendo, è per uno che ne capisce come lui di gomme, assetti, è proprio vero che risparmiare le gomme su una prova lunga, oltre più la canobina in discesa era anche in il fine prova era su una discesa che erano 4 km, avere la gomma un po' più fresca diciamo che potevi fare un po' più la differenza. Davide, adesso abbiamo parlato chiaramente di tutto questo, ma ci piace anche capire, quando eri ragazzino, come abbiamo detto, chi andavi a vedere? Chi era il tuo idolo sulle strade del Val di Ossa? Perché tutti quanti ce l'avevamo, no? Il tuo, e poi lo chiedo anche a Mauro, ma pure a Peppe Zagami, pensate certo. Un po'. Beh, guarda, l'idolo penso che per me, vabbè, era Uzzeni, perché aveva sempre una macchina al top, poi era un personaggio, cioè... Ma ti dico, come dicevo prima, dalle ricognizioni pre-gara veramente era uno spettacolo. Mi ricordo con un Subaru, il classico VRX, due porte targato inglese, era l'unico che ce l'aveva, penso in tutta Italia quasi, ma era già lì uno spettacolo vedere la macchina, poi cioè, comunque vederlo girare era il top. Poi mi ricordo, beh, i tempi un... aspetta, era un Delta integrale rosso che lo usava Zanatta, se non sbaglio, ai tempi. Mi ricordo era un gruppo A, ma da gara, che a fine crodo si fermava, faceva assistenza per poi tornare a fare cognizione. Ma quelli sono cose che ti rimangono, bei ricordi. Poi Adriano De Cè con la Nissan Sunny che insomma nera. Girava nera. Nera, Nissan Sunny nera, è vero. Sono quelle chicche che si ricorda. Parliamo di anni 90, i primi anni 90, quindi insomma sono già passati qualche anno, però a tutti gli effetti adesso ci troviamo lì noi a dover fare il loro mestiere. E insomma devi diventare non è male. Cioè, poi tu Mauro invece, io per esempio posto. Ti posso dire, visto che poi ne parleremo, perché come detto anche voi siete entrati con la quarta vittoria nella storia del Valli, tu hai parlato di Uzzeni, io ricordo la Delta, se non ricordo male, ex Bugalski ufficiale, ex Martini, con i colori, tolto il rosso della Martini, Aymond, quindi quelli comunque sono, anche lì sono chicche che ti rimangono, che passava davanti a casa mia sulla curva di Fondotoce, rimane. Mauro, il tuo idolo anche tu? Beh, sicuramente l'idolo di tutti era Franco Uzzeni, perché come diceva Davide, però io ero uno anche appassionato, ero tifoso di Saglio. Ah! Io me lo ricordo anche con la Megane. Sì. Con le Clio Gruppo A, usava una Clio Gruppo A verde di Conti, se non sbaglio. Poi vabbè, io sono un po' di parte perché ero di Preglia, quindi c'erano i fratelli Laurini. Non perché ci corro insieme, però eravamo vicini di casa. E poi vabbè, c'era Canella e via discorrendo, tutta gente che comunque sia si presentava sempre con delle macchine al top. E noi che eravamo giovanotti, quindicenni, che andavamo a vederlo, aspettavi solo le prime macchine, perché erano, certo, erano quelle belle da vedere. Peraltro, è brutto da dire, ma è così. Peraltro, quarta vittoria vostra al Val di Ossolane, tu raggiungi Saglio e tu raggiungi Fausto Bondesan, che chiaramente Saglio pilota, l'ha vinto 4 volte, raggiunge anche Anna Fatichi, se non ricordo male, che correva con Saglio, 4 vittorie, quindi insomma. No, siete in buona compagnia. Gli fate buona compagnia, siete in buona compagnia. Bel traguardo, sperando di poter andare avanti, magari raggiungere Canella e chissà Uzzeni, anche se veramente Canella lontano. È lì, 5. Lo so, però Uzzeni è un po' più duro. Ogni anno si spera, però non è così facile. Visto l'anno scorso, insomma, 2 penalità che mi hanno dato, presto fatto. Sì. Siamo usciti dal podio, quindi insomma, per due anticipi, insomma, si fa presto. Quindi vedremo, dai. Abbiamo ancora 5 minuti. Peppe, io ti chiedo, ma questi due? Sì. Dai, è vero che sono tutti bravissimi, perché anche il Marga, ragazzi, ve l'ha tenuta lì, la sua VRC, insomma. Assolutamente. Voi eravate avanti, però gran Berrelli anche il suo.
Io volevo dire, possono arrivare magari non agli 8 di Franco Uzzeni, anche se glielo in mezzo. Ma sì, anche perché sono giovani. Quindi Franco ancora adesso corre, intanto molto meno, però corre anche. Cioè, quando dovete del mito, anche per me Franco Uzzeni è un mito. No, ma salutiamolo, Franco. Franco, lo salutiamo, grandissimo ti appassionato. Ti ho parlato con la mano, scusami, ma Franco è un mito, quindi perché nel, come molti sanno, io, la New Turbomark nasce dalle scene della Turbomark di mio padre, che organizzava negli anni 90 il Rally Taormina. Nel 92 il Rally Taormina fu finale di varie zone, compresa la zona del Piemonte, e Franco Uzzeni venne a Taormina a correre. Io avevo 13 anni, quindi e vinse, se non mi sbaglio, vinse o arrivavo secondo in quella gara. Comunque, anche per me Franco Uzzeni già è un idolo. È un idolo, sì. Senti, come detto, mancano 5 minuti, Peppe. Adesso parliamo del futuro, perché una leggenda, se è leggenda, deve rimanere. Sogno, CIR, campionato italiano rally. Sì. È fattibile? Poi ti chiederò anche come sono i rapporti tuoi con Fortunati, con Vici Orelli, che sai, qualche domanda scomoda? Diciamo che qualche rettilino fianco a fianco l'avete fatto, buttiamolo sì, tutto l'automobilismo. Sì, sì. Prima però parliamo del CIR. CIR è il sogno del sogno, nel senso che il mio sogno era organizzare il Vallo Solane, e secondo me il territorio e gli appassionati meritano un palcoscenico importante come il CIR. È chiaro che è difficile, perché lì subentrano tante cose, come la politica sportiva, come non soltanto, è brutto da dire, ma non soltanto i meriti. Però ti ripeto, la mia federazione sa la mia posizione, sa che noi siamo l'organizzatore più grosso in Italia, perché organizziamo 6 gare, nessuno organizza tante gare quanto noi, e sanno che io punto tutto sul Vallo Solane. Perché comunque, ti ripeto, è il luogo adatto dove poter far vedere il nostro sport anche in giro per l'Italia con le televisioni. È difficile, perché poi ci vorranno più chilometri, quindi ancora più chilometri di queste. Però organizzando tutte le altre gare del territorio non è difficile andare a prendere piuttosto una prova del Rubinetto e farla diventare del Vallo Solane solo per farlo diventare CIR, ecco. Quindi comunque siamo abbastanza, ormai sulle prove, siamo lì ai coperti. Diciamo che sai dove andare. Senti, invece questa diatriba, che adesso finalmente si è chiusa, perché me l'hai confermato recente, adesso tutti amici, tutti con la stessa marcia, e tutti per un grande Vallo. Le diatribe, quando si è in concorrenza, purtroppo ci sono sempre, non, è inutile negarlo. E noi avevamo un modo di operare, loro ne avevano un altro. Grazie a Dio noi siamo sempre stati premiati con i numeri e con le titolazioni. E adesso io comunque con Paolo ci ho sempre parlato negli anni, anche se non eravamo d'accordo su alcune cose. Ci ho sempre... Sì, ecco, questo sottolineiamolo, perché poi magari sai, la gente capisce anche male. Adesso sì, sui social ne dici una sorta, ti massacrano. Sì, sì. Non è che se si trovavano in giro finiva cazzotti, no, c'era una differente veduta di come organizzare, tutto tranquillo. Sulle strade, mica strade. E poi comunque io, Paolo, gli ho sempre detto, 2-3 anni fa mi è stato male, ho avuto problemi suoi personali, e io ho detto che se io ero lì pronto a qualsiasi evenienza. Poi ci siamo rincontrati a ottobre, siamo rincontrati di nuovo a novembre, poi di nuovo a dicembre, e poi a gennaio abbiamo definito il tutto. Per quanto riguarda i ragazzi di VCO, sono contento che abbiamo chiarito, e li saluto anche, ci hanno dato una mano a organizzare alcune cosine. Sicuramente con l'andare del tempo crescerà. Ma questa è una cosa, un appello che avevo fatto io, nel senso che se vogliamo bene alla nostra gara, se vogliamo bene al Vallo Solane, bisogna tirare tutti nella stessa direzione e essere uniti. E quindi insomma adesso è così. È così. Ultima cosa, poi chiudiamo. Davide Caffoni, cosa vorresti l'anno prossimo? Fai un appello a Zagami, che è qua con te. Mettimi questo nel Vallo Solane, poi lo chiediamo anche a Mauro, che poi ti dirà chiaramente di andare piano. No, Vallo Solane, forse ne abbiamo già parlato, quello che gli ho detto io, gli ho detto prova a fare un Vallo Solane come era negli anni 90, cercare di fare tutte le prove in Ossola, per poter coinvolgere diciamo tutta l'Ossola e far vivere diciamo
alla gente di Domodossola il Rally Valle Solane come era ai tempi, magari mettere dentro una Lusentino, non perché sono di parte, però diciamo portare come era ai tempi la Lusentino, mettere dentro una San Domenico. Ovvio che sono delle prove con non hanno uno sbocco, quindi cioè, ovvio che sì, diventa difficile per loro organizzarle, però mettere magari fine prova, cioè fine sabato sera una San Domenico, fine domenica, fine gara magari uno Lusentino, da coinvolgere un po' tutti. Ovvio che insomma poi dopo quando si mette lì a tavolino, insomma, far combaciare tutto e gli orari soprattutto, non è facile. A me piacerebbe invece rifare la Montecrestese contraria come una volta, perché non sono mai riuscito a farla. Per toglierti l'esfizio, insomma. Bravo. Vabbè, comunque sia, come dice Davide, farlo tutto in Ossola sarebbe un bel traguardo. Il problema è che comunque le prove sono da noi sono tra virgolette corte e non abbiamo sicuramente il chilometraggio di una canovina da 24 km. Che voglio fare i complimenti di persona a Peppe Zagami, perché una prova così ce l'ha, il Valle Solane se la meritava. E si meritava anche un chilometraggio di 120 km, perché ne vale veramente la pena per il pubblico, per la gente, perché c'era un fiume di gente sulle prove. E complimenti a Peppe, che comunque ha fatto ritornare il Valle Solane al suo posto dove doveva essere. Allora, grazie. Ragazzi, siamo arrivati in conclusione. Gli svizzeri li lasci a casa l'anno prossimo. Ma che altro proprio di sì. Non abbiamo applausi bisogno. A Ballinari, che è stato favoloso, no, che ha corso Ivan, per i punti, però è stato delizioso ogni volta che parlava, complimenti su complimenti, gli altri no, gli altri. No, ma siamo stati di parola, anche abbiamo mantenuto la promessa che Paolo aveva fatto. Fortunati aveva fatto alla Federazione Svizzera, noi non abbiamo voluto stravolgere per una questione di rispetto, però è chiaro che non si merita un Valle Solane. Esatto. Peppe Zagami, grazie, in bocca al lupo, ci rivediamo al 66esimo. Vabbè, no, dai. 56esimo. No, io parlavo già di 10 anni. 10 anni. Certo, mica l'ho tirata. Grazie Davide, in bocca al lupo per le prossime. Rubinetto, hai detto, vero? Sì. Prossima Rubinetto con Max, poi vediamo magari io e Mauro andare verso Bergamo a fare il Rally del Sebino, che è una gara che ci è sempre piaciuta, un anno l'abbiamo anche vinta, quindi perché no tornare magari a fare un po' di bagarre. E poi vediamo un trofeo merende sicuramente io e Mauro, perché quello si può mancare con i soliti amici. E un punto domanda sul Rally di Monza che Max sta spingendo, quindi vedremo. Grazie Mauro, complimenti anche a te. Grazie mille. Avanti così, perché insomma. Per forza. Bene, io direi davvero grazie a tutti per essere stati con noi, una puntata speciale di Sportivamente. Abbiamo parlato del Valle Solane, non dei risultati ottenuti, ma della sua leggenda. Sportivamente torna come sempre domenica prossima. Grazie a tutti, a risentirci.